Amici di Genovacco, buongiorno, siamo nel pieno del film, il primo giorno, è venerdì, siamo... Questa cosa non prenderà, ok. Amici di Genovacco, buongiorno, siamo qui nel pieno del film, è il primo giorno. Stamattina siamo partiti con un tempo un po' incerto, ma fortunatamente si è aperto, quindi è momento di grande musica. Ci sono i fotografi intorno, saluto Roberto Paperinic che come al solito è presente. Sono vicino a un palco dove si suona, come sentite, del grandissimo heavy metal. E quando parlo di rock duro, quando parlo di una figura importante per il rock a Genova, non posso fare altro che presentare Perseo Miranda. Ciao Perseo. Ciao carissimo. Come stai? Ma abbastanza bene, ho un po' di raffreddore comunque. Ma guarda, sì, se parliamo di Marocche, non un po' come diciamo un po' in slang, è una cosa che sicuramente ci accomuna. Sei qua a suonare al film? Ah beh sì, quello sì, il film, ci sono diversi palchi, quello più interessante per il mio è quello verde, dove si fa buona musica, credo. Dove si picchia del buon sound rock? Eh beh certo, perché io credo che l'heavy metal e tutti i suoi sottogeneri sia la dimensione artistica che ha la possibilità, l'opportunità comunque di evolversi nel tempo, anche se la struttura deve rimanere fine a se stessa, nel senso che i tempi cambiano, mutano, si trasformano, si rinnovano e i generi musicali spariscono, quelli, parlo più commerciali, della musica cosiddetta pop, però il metal mi sembra di capire che continua ad avere la sua evoluzione. Ecco, hai detto una cosa interessante, il metal, e mi trovo d'accordo, alla sua evoluzione resiste negli anni ed è un'espressione dell'anima artistica molto molto interessante, però tu sei un veterano, no? Cioè tu sei musicista da tantissimi anni, quindi posso farti anche una domanda tecnica del settore, come mai secondo te l'heavy metal a livello discografico, quello italiano, non l'ha mai preso nel paese? Ma è quello il punto, perché non si investe sui generi musicali. Come posso dire, più, cioè quelli che sono non definiti generi commerciali. Purtroppo è questo il problema. In Italia non si investe sulla sperimentazione e non si investe su quei generi musicali che poi sono la reale espressione dell'animo umano. È quello il punto. Eppure ci sono tante realtà di gruppi che abbiamo sentito, io non sono di primo pelo, che effettivamente meritavano forse maggior fortuna in Italia. Ma perché l'heavy metal è un genere musicale che fa pensare, è un genere musicale che trasmette certi messaggi che purtroppo a questo tipo di sistema non fanno comodo. Ascolta, raccontami qualcosa di te, io ti ho seguito, ascoltato dei tuoi lavori, poi ultimamente, ok, sono rimasto un pochettino io a digiuno, quindi adesso che ti ho incontrato dico, mi levo anche delle curiosità personali. Tu hai adesso fuori un album nuovo, cosa stai facendo in questo momento? Ma ti devo dire, a livello musicale, non che sono fermo, però dal punto di vista discografico stiamo mettendo su del materiale che... di cui non siamo completamente sicuri di svilupparlo, però quello che in questo momento sto facendo, in cui mi ci sto proprio buttando anima e corpo, è il discorso che si riferisce a una candidatura che io ho per una lista civica per Liguria Libera di Enrico Musso. In questo momento vorrei candidarmi perché se dovessi entrare in consiglio in Liguria io sarei estremamente presente per fronteggiare tutte le problematiche che hanno i musicisti, perché devi sapere che tutte le persone, giustamente, tutte le classi di lavoratori sono tutelate, però purtroppo l'unica categoria bistrattata è quella dei musicisti. Beh, credo che questo sia un impegno molto importante, diciamo, se qualcuno guarda, ahimè, anche a noi poveri musicisti non possiamo essere altro che grati. Comunque sia, tu stai per cavalcare il palco, giusto? Quindi a che ora suoni? Alle 16. Alle 16 sei con la band che ho visto in giro. Cosa proponete? Il tuo repertorio praticamente? Sì, un po' di brani, soprattutto che sono stati estrapolati da un album del 2006 che si intitola Light and Darkness. Perfetto, allora noi ti facciamo gli auguri, saremo sotto il palco spero a vedere e a condividere la tua musica, amici di Genova Rock, Perseo.